Sì, l'hanno fatto veramente. Sì, la batteria è morta, anch'io sono morto. I dialoghi sono rimasti quelli, che bellezze. Allora, nuovo nome, sì, mi chiamo Fusilli, andando all'Itterroot, e vabbè. Oh, non stiamo andando all'Itterroot, evidentemente. Tra l'altro, quel coso, ora voglio... Fusilli, finalmente la nave è arrivata a Doyle. Però molto potremmo iniziare a fare soldi vendendo questa roba ai Super 4. Sarà gioco da ragazzi, visto che la sicurezza qui è tra le peggiori. A proposito, tieni questo Pokémon che ho rubato ad un ragazzino. Se non ti piace, puoi rubarne uno tu. Bene, ti aspetto fuori dalla nave. Ok. Partiamo con un bellissimo Geodude Modesto. Perché Geodude Modesto è fortissimo. Ma questo qui è la vecchia nave? Perché? Mi spieghi perché? Cosa sto guardando? Qua tecnicamente si dovrebbe tornare su, ma... Vabbè. Ok. Potresti piazzarci uno script per dire no, non puoi andare qua o rifare la mappa, però se non vuoi, sai. Vabbè, parliamo con un po' di gente. Vorrei rubare un Pokémon a questa persona? Sì. Il mio Pokémon Ei. Ok. Che forte questo Azuri. No! Non farmi del male, ti prego. Sì, però cagami. Vabbè. Ah. Gli ho fottuto Azuri. Sì, in questo gioco, come in GTA, credo. Cioè, io GTA l'ho sempre giocato e visto come un... ammazza la gente a caso, scappa dalla polizia, rifai tutto. Quindi non uccidetemi se non so qualcosa. Però credo si debba anche rubare. Cioè, so che si rubano le macchine, questo lo so. Cioè, in realtà l'idea non è neanche così male. Puoi rubare un po'. No, 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 cosa? Macio. Ecco. Magari. Cioè, già mi sto facendo una squadra e non sono ancora uscito dalla nave. Vuoi per caso farmi arrivare con un ho-ho? Cos'è successo? Praticamente stavano parlando con la guardia. Mi ha guardato e non avevo niente di strano, e lui invece sì, e siamo spariti, siamo entrati in una casa random. Che corsa, sono finito nel mare, tra l'altro, vorrei ricordare. Per fortuna siamo riusciti a scappare, ancora non posso crederci che mi abbiano beccato. La roba è rimasta alla guardia, e questa sarà la centrale della polizia. Questa base l'ho costruita qualche anno fa per le emergenze, dove sarebbe tornata più di un giorno. Ogni modo c'è un tipo che conosco che è mio amico. Un poliziotto corrotto si trova solo a Rosa, magari lui può aiutarci. Un'ultima cosa, non uscire da Petalipoli. Come ci siamo arrivati a Petalipoli? Beh, sì, effettivamente lì c'è il percorso, però insomma un po' vicino per scappare da una guardia. C'è una grande probabilità che la polizia stia setacciando la zona per scovarci. Va bene. Dunque, questa è Petalipoli e lì c'è un tizio. Ehi. Non leggo. Ehi, tu sei l'amico di Rosso. Ah, quello lì era Rosso? Rosso è diventato un mafioso, attenzione. Dopo tanti anni di rincoglionimento da solo al Monte Argento, ha deciso di cambiare vita e di vendersi al miglior offerente. Mi ha detto di darti questa, può essere molto utile nei negozi. Ho tenuto la pistola. Facciamo come se non ci siamo mai. Rubo i Pokémon a caso. Certo, un Chikorita. Chikorita random. Cazzo, siamo all'inizio. Per renderlo un po' più simile ai giochi Pokémon, avrei messo sì, appunto, dei Pidgey, altri Pokémon un po'. Di merda, detta volgarmente, perché in effetti siamo agli inizi. Sì, ho rubato qualcosa, ma non so che cosa abbia rubato. Nudo, come possa esserle utile? Vuoi rapinare il negozio?
No? Ah. Sì, non ci provare. È expert commesso. Expert commesso. Expert commesso. Insomma, l'idea di tenere sempre la solita regione è un po' rotti i coglioni, eh. Cioè, te lo dico così perché magari, vabbè, questa grafica presa da Diamante Perla, a parte il fatto che sia un po' datata, però in realtà non è che mi piaccia molto. Però sono gusti fino a un certo punto. Comunque. Poi non ho ancora capito perché dovrei avere Yawdude come starter. Pensavo di avere un Pokémon un po' più. Cioè, o il solito Rattata di merda. Così, oppure. Non so, qualcosa di più inerente all'essere un ladro, un malavitoso. Non so, anche. Uno Sneasel, per dire. Ce l'avrei visto molto meglio. Ho rubato un Pokémon a questo tizio, non so cosa. Andiamo a vedere nel. Ah, un Porygon. Questo lo prendo. Magari al posto di quell'Azuril di merda. Qui c'è un tizio. Che cosa vuoi? Ah, è così ti manda rosso. Me lo aspettavo dopo quello che ho sentito in TV. Eravate gli unici con quella roba. Mi interessa la polizia, soprattutto nella sua centrale a Ferrugipoli. Ho la chiave per accedere al magazzino, prima vorrei che tu facessi qualche lavoro per me. Come prima missione vorrei che tu vada nel laboratorio del professor Birch e rubi alcune sue ricerche. Gli alieni hanno bisogno di Pokémon forti ma non sanno dove trovarli. Ci passiamo il percorso 1 uguale a prima. Cioè se dovete fare per forza una regione nuova, cioè o meglio, se dovete per forza ambientare le cose in una regione solita, perlomeno sforzatevi un attimino di. Ho capito che vuoi le sue ricerche, ma come? Boh, io non sto capendo. Ho provato dappertutto, ma non c'è nulla. Nulla di nulla di nulla e di nulla. No, dagli screen sembra andare avanti, quindi io non riesco a capire perché. Non riesco a. Ah, eccolo! L'ho fatto anche prima! Vabbè. Vabbè, frega niente. Andiamo avanti, che è meglio. Quindi torniamo dal poliziotto corrotto, che non mi sembra proprio un poliziotto. Vabbè. Tu vada a Cadivera, copi la password del suo PC. Se mi vogliono fare nel box, vorrei prenderne qualcuno. Cioè, allora io non ho capito. Questo qui sta lavorando per conto della polizia? Oppure. Boh, cosa c'è nella mia camera? Compare a caso, la puttana ha un torchic, sì, sicuramente riuscirai a farmi male. È sparita. È sparita? È sparita decisamente. Lo so che ricaricando la mappa lo sprite sparisce, però non puoi mettere un invisibile. Non lo puoi mettere. Vabbè, andiamo avanti. Andiamo avanti. Andiamo dal signor cavaliere qui. Allora, se la fa. Sì, per aprire. D'ora in poi faremo. Sì, l'apri porta. Andiamo all'asilo. Meglio non uscire da Petalipoli perché. Aspetta, che magari devo parlare con Rosso Malvagio. Una notizia fantastica, ora non ci resta che andare a Ferrugipoli. Ho sentito che la polizia ha smesso di cercarci nel bosco Petalo. Che stia venendo qui. Quindi andiamocene. Va bene, mamma. Ma a me piacerebbe capire perché le scritte non compaiono. Cioè, quando cambi mappa dovrebbe comparirti dove Cristo stai andando. Invece, manco quello. Vabbè. Vabbè. Sì, però veramente potresti fare lo sforzo di cambiare un pelo le mappe. Non è che devi per forza. Cambiare tutto tutto. Poi boh, non ho capito i Pokémon se li hai messi a caso oppure proprio ci hai pensato prima di mettere queste cose. Cioè boh, a parte quelle poche modifiche qua e là, ma sono solamente eventi, tutto il resto è praticamente rimasto uguale. Se hai fatto dei cambi di mappe, guarda che cazzo fai. Che cos'è quella roba? Un campo di riso?
Sembrerebbe più un campo di cotone, visto che tanto siamo in GTA, però, insomma, evitiamo di fare certe battute poco politically correct. Celebi? Io adesso lo devo fare, però. Oh, là! Se... Ho un Pokémon che posso rinominare e lo chiameremo Macaroni. Che poi, vabbè, ok, Celebi, cosa c'entra Celebi? Questo coltivando piante molto illegale, attenzione. Ti conviene tenere la bocca chiusa con la pulizia su questo luogo, sarà peggio per te. Hai capito? Quindi non erano campi di cotone, erano proprio campi di quella roba buona che Manna conosce tanto. Non oso immaginare quello che troverò più avanti. Se siamo già al secondo percorso, è un leggendario a caso. Leggendario. È un misterioso più che un leggendario. Però vabbè. Ferruggibo è una città molto grande. Bravo. Oh, eccoti, Fusilli. Stavo guardando in giro e non ci sono poliziotti che ci cercano. A nord della città c'è la stazione della polizia. Se mi cerchi, mi trovi nell'edificio dietro la scuola Pokémon. La gente inizia ad avere paura, alcuni qui tengono la porta chiusa. Ma paura di che cosa? Me lo devi spiegare. Rosso è sparito. Rosso è sparito. No, veramente 2 secondi fa era lì. Sarà mica qua. Ah, ok. Ma, boh, vabbè. Devi ancora imparare a fare gli head sprite a quanto pare. Ma io parlo con la gente a caso e fotto cose senza nemmeno saperlo. Cosa che... Beh, insomma. Insomma, non abbiamo ancora cominciato, stavo appunto dicendo. E già c'ho una squadra. Che insomma. Allora, io direi che per oggi possiamo anche concludere qui la parte. Perché mi sono drogato abbastanza con questa roba e veramente ci sarà da divertirsi tantissimo più avanti, quindi ci teniamo tutto un po' alla volta perché altrimenti rischio veramente di morire con tutte queste bellezze insieme. Ah già, seguiteci su Telegram visto che sia Facebook che YouTube sono stronzi e non vi fanno arrivare i nostri video. Ciao!